Slăviți să fie Domnul. Haideți să intrăm în închinare în această seară. Și sunt convins că acolo în cer vom cânta cu toții în aceeași linie. Haideți să începem să cântăm. Sì, è proprio oggi il giorno per adorare il nostro Signore. Continuare a lottare il nostro Signore. Ma perché?
Giovanni 3:16 dice: lo guardiamo lì lassù in lingua italiana. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Lodiamo al Signore che vuole che tutti noi abbiamo la vita eterna. Un altro canto. Alleluia. Mira la bellezza del Signore, le meraviglie della grazia sua, egli è degno della nostra lode. Alleluia.
tutto per me. Sei solo tu, mio Gesù, l'unico motivo per
c'è nessuno come te. Volete provare solo voi? Tu sei Dio, tu sei Dio onnipotente, tu sei grande e maestoso, tu sei forte, vittorioso, non c'è nessuno come te. L'unica ragione per la mia adorazione sei solo tu, mio Gesù. L'unico motivo, l'unico motivo per vivere sei solo tu, mio Signore. L'unica verità sta solo in te, tu sei la luce, la salvezza mia. L'unico amore sei tu, Signore, che per sempre io ti adorerò. Solo amore. Tu sei Dio onnipotente, tu sei grande e maestoso, tu sei forte, vittorioso, non c'è nessuno come te. Tu sei Dio onnipotente, tu sei grande e maestoso, tu sei forte, vittorioso, non c'è nessuno come te. Una volta insieme, tu sei Dio onnipotente, tu sei grande e maestoso, tu sei forte, vittorioso, non c'è nessuno come te. Tu sei Dio, tu sei Dio onnipotente, tu sei grande e maestoso, tu sei forte, vittorioso, non c'è nessuno come te. Amen. Amen. È una gioia davanti al Signore. Lui adesso sta guardando la terra qua nella chiesa e dice: guarda come lodano il mio nome. Amen. Giovanni, un pensiero. Pace a tutti. Siamo pieni di gioia di avere il fratello Franco in mezzo a noi, così ci ricordiamo a parlare in italiano, perché sennò c'è un noi a parlare sempre in romeno. Però insieme a fratello Franco siamo pieni di gioia che c'è Gesù qua in mezzo a noi. E c'erano tante belle parole in questo cantico. Gesù è grande, alleluia, è meraviglioso, alleluia. Ma pensiamo una cosa bellissima: Lui è il nostro Padre. Alleluia. Tante belle parole per il nostro Padre, e noi siamo figli Suoi. Guardate un po', oggi è domenica, mi sembra che ci siamo ricordati del nostro Signore. Anche chi magari non si è ricordato ha sentito le campane e ha pensato: sono le campane della Chiesa. La Chiesa comunque parla di un Signore. Invece guardiamo un attimino nelle Lamentazioni di Geremia, il terzo capitolo. Cosa dice questo profeta, questo uomo del Signore? Magari un uomo si dimentica anche che c'è un Dio. Lunedì, martedì, pensa al lavoro, pensiamo al lavoro, pensiamo alle altre cose. Ma guardate cosa dice questo Signore. Lamentazioni di Geremia. Leggere di Geremia, capitolo 3, verso 25. No, verso 20. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Amore a lui. Si rinnovano una volta a settimana, ogni mattina, ogni domenica, ogni lunedì. No, si rinnovano ogni mattina. Gloria a Dio. Grande è la sua fedeltà. Alleluia. È il nostro Padre che si rinnova la sua compassione, la sua bellezza, il suo amore per il popolo che tante volte non merita niente di buono. Vogliamo alzarci in piedi. Il verso 57, sempre del capitolo 3
dice: nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto: non temere. Oh Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. Vogliamo chinarci il nostro capo, chiudere i nostri occhi, aprire i nostri cuori verso il nostro Signore. Il profeta dice così: nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Alleluia. E questa sera, se vuoi che il Signore si avvicini a te, alla tua causa, al tuo problema, lo devi invocare, lo devi chiamare, lo devi invitare. Se proprio desideri la sua presenza nella tua vita, in questa sera, nella tua vita, nel tuo spirito, invoca il Signore. E non devi dirgli altro, ma ti devi presentare come sei e davanti al Signore, insieme agli altri santi, ci vedremo che siamo niente, perché Lui è tutto. Tutte le belle parole, tutte le meraviglie di questo mondo se le merita Lui. Alleluia. Per quello vogliamo chiedere perdono al nostro Signore, invocare la Sua presenza, e poi stiamo da Lui chiedendo il perdono, perché senza il perdono Suo noi siamo persi. Lui ogni mattina si rinnova le sue compassioni verso di noi, ma non che noi ci facciamo più cattivi, vuole vedere il ravvedimento dalla nostra parte. Per quello vogliamo andare davanti al Signore, invocare il Suo nome, la Sua presenza nella nostra anima, e chiedere perdono al nostro Padre. Amen. Guidaci nella preghiera, Giovanni. Alleluia. Alleluia. Padre nostro, Tu sei Re del Re. Alleluia. Tu, Signore, sei meraviglioso. Alleluia. Alleluia. Noi siamo qui presenti solo perché la Tua grazia è grande verso di noi. Alleluia. Quanto grande sei, Signore. Nessuno, Signore, merita niente di buono qui, ma questa sera siamo qui. Alleluia. E se siamo qui, Signore, perché Tu hai detto sì. Per quello, Signore, vogliamo chiederti perdono. Signore, ti chiediamo perdono per la nostra vita, per i momenti sprecati davanti a Te, Signore, per la nostra vita che non è vissuta sempre nel Tuo compiacimento, Signore. Siamo qui e Tu ci hai regalato dei momenti, Signore, e noi adesso vogliamo dirti: perdonaci, Signore. Signore, perdonaci perché Tu puoi farlo, Signore. Signore, perdonaci perché Tu hai la forza di fare questa cosa e noi la desideriamo. Invochiamo il Tuo nome, Signore, in questa sera. Signore, noi ci siamo radunati qui con lo scopo anche di ricevere la Tua grazia, Signore. Per quello Ti preghiamo e Ti ringraziamo che Tu ci ascolti. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu sei il nostro Padre, perché Tu ci hai fatti i Tuoi figli, Signore, non per il nostro merito, ma per la Tua grazia, Signore. Ti rendiamo grazie, Signore, e Ti chiediamo di nuovo: perdonaci, Signore. Amen. La sua potenza, la sua autorità.
ricordiamoci del nostro Signore Gesù. Ha un bel abbraccio per noi, un caloroso abbraccio per noi stasera. Veniamo davanti a Lui. Amen. Un cantico. Gesù, Gesù, dolce musica al mio cuore. Gesù, solo Tu non cambi mai. Gesù, con Tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro. Camelia, chi ce l'hai? Ovietta.
Fritto, come si chiama? Maria. Maria, rumena o italiana? Rumena. Rumena, bine ați venit la casa Domnului. Amen. Proverbio, leggiamo un po' la parola del Signore, capitolo 9, versetto 10. Vediamo cosa dice lì la parola del Signore, poi riflettiamo un attimo, paragonando Genesi 3 con 10. Proverbio prima, capitolo 9, versetto 10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Ripetiamo, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Andiamo in Genesi capitolo 3, leggiamo versetto 9 e poi versetto 10. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove? Dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Rileggiamo. Ho udito la tua voce nel giardino. La voce di chi? La voce di Dio. E ho avuto cosa? Paura. Nel Proverbio capitolo 9, versetto 10 abbiamo visto che il timore del Signore è il principio della saggezza. Invece qua vediamo che ha chiamato Dio l'uomo e lui aveva paura, e la parola mi dice che lui si è nascosto. Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo. Come era Adamo? Era nudo e si è nascosto. Ma perché quando senti la voce del Signore ti devi nascondere? Adamo, perché tu ci sei nascosto? Dobbiamo riflettere a queste parole di Adamo. È diverso l'atteggiamento di chi ha timore del Signore. Adamo aveva paura del Signore, non timore del Signore. Perché timore del Signore vuol dire che gli rende l'onore e rispetto al Signore, e tu non ti nascondi. Corri a vederlo perché vuoi rispettarlo, vuoi lodarlo. Invece qua si parla di paura. Avere paura di Dio, questo vuol dire che è un risultato della grave condizione spirituale in cui ci troviamo. Attenti, io non so se c'è qualcuno qui che ha paura di Dio o ha timore del Signore. Se ce l'abbiamo paura di Dio, vuol dire che noi abbiamo qualcosa da nascondere. Cosa nascondeva Adamo? Era come era? Nudo. Era nudo. Ma cosa hai combinato, Adamo, perché tu eri nudo e avevi la vergogna e ci sei nascosto? La paura, avere paura di Dio, dobbiamo capire bene la prima cosa. È un risultato della grave condizione spirituale in cui ci troviamo. Ma la seconda cosa, avere paura di Dio è anche il primo passo verso la riconciliazione con Dio. Attenti. Abbiamo combinato qualcosa, abbiamo paura del Signore, ma il secondo passo per riconciliarci con il Signore è sempre la paura di Dio. Avere paura di Dio senza fare il primo passo, qua è l'essenza, il segreto, no? Avere paura di Dio senza fare il primo passo, senza correre verso riconciliazione, vuol dire che noi rimarremo per tutta la vita con la minaccia della paura. Fratelli e sorelle, stiamo davanti al Signore questa sera con la paura di Dio perché abbiamo combinato qualcosa, ma il Signore ci dice che Lui sulla croce ci ha guadagnato
con la sofferenza e siamo diventati i suoi figli credendo in lui. E adesso dobbiamo avere tutti timore del Signore, perché avere timore di Dio vuol dire rispetto verso il nostro Signore, vuol dire offrirgli la gloria, perché davanti a Dio, fratelli e sorelle, siamo come un libro aperto. Leggiamo Salmo 139, i primi versetti, e poi prepariamo un altro cantico. Salmo 139. Se qualcuno magari pensa che può nascondersi dal Signore, guardate cosa dice qua la parola del Signore. Al maestro del coro, Salmo di Davide, tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi, che semplice, classico, mi siedo, e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano. Versetto 3. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Affidiamoci nell'amore del Signore e lo abbracciamo stasera. Amen, fratelli e sorelle. Amen. Il cantico che l'hai preparato, Benemini, cosa dice? Lode al nome tuo, quando la tua benignità scende abbondante su di me. Amen. Thank you.
fratelli e sorelle che lodano il nome del Signore. Facciamo così adesso, no? Le sorelle, voi leggete in lingua rumena e noi sullo schermo la mettiamo in lingua italiana, ok? Lodiamo il Signore con i nostri brani. Con chi cominciamo? Con i fratelli o con le sorelle? Abbiamo la precedenza alle sorelle. Alle sorelle, va bene. Rodolica. Poi se c'è qualcuno che ha un pensiero, dillo. Vorrei leggere il Salmo 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima marilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mari și s-ar ridica munții să se cutremure munții. Este o roale cărui zboare înveselește toată lui Dumnezeu, Sfântul locaș al locuinței cele prea înalte. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută revărsatul zorilor, neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeu lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat apul și a rupt surița, a ascult focarele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Amin. Nu se dice bambini del Signore, se dice figli del Signore, vero? Sì. Ecco, ci vede se non si pratica la lingua. Settimana scorsa ci ho provato a fare una chiamata in Austria. Io nel 2099, 2001, 98 ho lavorato lì, no? Per un paio di anni e volevo parlare con un tedesco. Ci ho provato, ci ho fatto, ho dato tutto, alla fine non sono capito e abbiamo chiuso il telefono, però meglio tramite l'email. La traduzione. Si dimentica, siamo passati 10 anni, anche di più. Così. Continuiamo con chi? Chi mi aiuta? Maria. Psalmi 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi întotdeauna în prea mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să ascultă cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit în toate temerile mele. Amen. Când îți întorci privirele spre El, te rămânezi de bucurie și nu ți se umplă fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnului tăvărește în jurul celor ce se teme de El și scapă din primul. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții-vă, căci de nimic nu-ți lipsa ceea ce să te de El. Vreau să tine în italiano questo salmo, mi viene forte, coraggio, alzati. Sentiamo Salmo 34, dal versetto 1. Dal versetto 1, Salmo 34. Salmo di Davide quando si finse pazzo davanti ad Abimelech, che lo scacciò via da lì egli e se mondo. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo. La sua lode sarà sempre sulla mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno. Gli umili ludranno e si rallegreranno. Magnificate con me, l'Eterno è santo. Tutti insieme il suo nome. Ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto.
e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a Lui e sono stati illuminati e le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. Dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in Lui. Temete l'Eterno, voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. Amen. Amen. Come andiamo con l'accento, signore Isma? Lo promuoviamo? Come va? Bene, ok, promosso. Bene. Basta passare. 5 comunque, non di più. Fratello Emilia, qualcosina? Un pensiero? E poi si preparano i bambini. Già pronti. Già pronti? Ma ascoltiamo prima i bambini, come dici? Va bene. Prepariamo lo spazio che siamo stati. Un esercito, Puoi spostare anche il fratello De Flore, chissà. Stia tranquillo. Venga in mezzo a loro. Pazienza, la nostra vecchiaia ci aspetteranno anche loro così. Avanti. Loderà il nostro Signore, i nostri figli. Di sentirti cantare, no? Per eliminare un po' l'emozione, vorrei sentire qualcosa dalla sorella Alina e la incarichiamo con la loro emozione. Dici qualcosa, non so, sono bravi, non sono bravi, cosa cantate? Senza voce. Sì, loro sono bravi, ma li conoscono meglio i genitori. Io non posso sapere tante cose di loro. Noi canteremo questa sera una canzone del nostro Signore, che il nostro Signore è potente e forte, vero bambini? Sì! Ed è vivo, anche loro adesso cominciano a imparare tante cose belle del nostro Signore. Dove siete stati ieri pomeriggio insieme? Ieri pomeriggio siamo stati in una casa di cura. E i bambini canteranno di Natale insieme agli anziani di una casa di cura. Faranno un coro comune. Come si chiama quel coro dei anziani? I giovani del cuore. No. Ma mi hai aiutata. È vero quello che dice Alina. Giusto, bene. Sì.
bambini, non vogliamo applaudire i grandi perché il Signore ci farà tante belle cose e ci applaudirà Lui nel cielo, però i bambini devono essere incoraggiati sempre. Volevo dirvi che nella casa di cura, dove c'è il coro giovani del cuore, c'è una signora che ha, indovinate, 93 anni, e un'altra signora ha 90 anni, stanno cantando nel coro, a quell'età. Un po' meno salvato i bambini, perché non mi aspettavo di dover parlare in italiano oggi. Stavo meditando lì, seduto proprio a questa cosa qui, non è facile. Mi sono reso conto che è difficilissimo, almeno per me. Perché è come, non so, ho pensato a questo, come tutte le professioni, gli avvocati, i medici, altre professioni tecniche così, sviluppano un loro linguaggio dovuto al tecnicismo della materia, così i credenti, quelli praticanti, come li chiamiamo, no? Quelli che sono un po' i veri credenti, sviluppano un loro linguaggio tecnico dovuto alla materia, dovuto alla parola del Signore. E mi sono ripromesso lì, nel seduto lì, di rileggere la Bibbia in italiano, perché... Aspetta, chiediamo a fratello Franco se è difficile parlare italiano. Com'è, fratello Franco? Io capito, parlavo bene. Quindi è difficile. Allora, è difficile anche per me. È difficile anche per me. Perché abbiamo tanti dialetti. No, magari parlare ogni giorno è... La vita... La vita ci ha portati a imparare l'italiano, però forse il praticare il culto in lingua rumena non ci ha aiutato tanto a farlo in italiano e diviene un po' difficile. Quindi non voglio fare i salti mortali e riprenderò un attimino il tema di stamattina, così almeno non inciampo più di tanto. Però è comunque sempre di attualità. Parlavo stamattina della speranza in Dio, e stasera mi ha dato una mano anche il fratello Giovanni leggendo le Lamentazioni, e lì ho trovato anch'io nel capitolo 3 i versetti 24, 25 e 26 che vorrei leggere. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Il Signore è buono con chi spera in Lui, vuol dire con chi lo cerca. E gli ebrei avevano questa abitudine, ce l'hanno ancora, quando vogliono sottolineare un concetto lo ripetono due volte con le parole diverse, e io ho trovato questo concetto qui ripetuto con parole diverse nel versetto 25. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, e in altre parole con chi lo cerca. E il nostro venire la domenica, la nostra vita di ogni giorno deve essere improntata a questo, cercare il Signore, come dicevo anche altre volte, come la bussola che, come la giri, come la sposti, cerca sempre il nord, così anche i figli di Dio, i bambini di Gesù, cercano sempre il nord, il loro Dio. E voglio ripetere anche in italiano, mi piace tanto, l'ho notato adesso, l'ho anche sottolineato nella Bibbia in italiano, Michea 7 e 7, è un verso che mi piace tantissimo e voglio ripeterlo. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. E questa è la speranza che ci fa andare avanti sempre, anche nei momenti più bui della vita. Acceso il riscaldamento, a me fa caldo. Certamente mi è acceso. Beh, così?
alziamoci in piedi e veniamo davanti al Signore con un altro cantico e poi ci prepariamo a ascoltare la parola del Signore. Vediamo quello che ci ha preparato il Signore per noi. Facciamo anche l'offerta durante questo canto. C'è un Dio molto grande qui che vive dentro di me.
piacere sempre. Vedo che c'è anche qualcuno della chiesa da più della via di Stavagnato. Volevo... Non dica la storia. No, no, non volevo dire. Volevo... oggi sono... Di solito sono sempre gioioso, da quando ho conosciuto il Signore. Ma oggi sono particolarmente gioioso, perché... prima di tutto perché sono da voi, perché esprimete una donazione verso il Signore che mi prende sempre il cuore, una donazione per quello dicevo prima nella preghiera, che lui è qui e sente queste cose parole. Lui è felice e contento e io sono gioioso quando sento lodare il Signore in questa maniera. La musica beniamina, le signore o signorine che cantano, i bambini, poi voi avete la tecnologia, cioè noi che siamo ancora un po' tipo casarecci lì. Ci serve anche la tecnologia, no? Vero? Poi sono gioioso per un altro fatto, ma qui sono... perché voi non sapete, ma noi avevamo un fratello che si chiama Mike, che un ex musulmano convertito, non so se avete già sentito parlare di lui. Noi nella nostra chiesa non c'è una domenica che un pastore non mi chiami, perché era in carcere a Trapani, era, perché oggi è stato in chiesa da noi, gli hanno dato l'affidamento sociale e lui è venuto, insomma. Lui dal viaggio del treno, che avrà ricevuto 30-40 telefonate, e l'opera che ha fatto il Signore con questo ragazzo, che non ha avuto mai né famiglia, ha avuto anche abusi da giovane, trascurato dai fratelli, per quello, dopo dicono, è facile che uno va in carcere, no? È venuto qua come tutti. Tanti vengono perché non hanno anche lo stesso, vengono senza il lavoro, no? Cercare il bendegodi, come si dice, bendegodi, come si dice in Italia. Però questo povero uomo qua ne ha subite poi per reati veramente, non posso dire la parola perché sono un cristiano, ma ridicolo si può dire, era un po' ubriaco, ha rubato una lametta, cioè, gli hanno dato 3 anni e 5 mesi di carcere. Va bene, comunque noi siamo rispettosi anche della giustizia. Però la gioia è questa, lui è un musulmano convertito. E cosa ha fatto nel carcere di Trapani? Lui è riuscito in un anno a creare una chiesa. Come il pastore, come sa benissimo Mario, il pastore Malcolm, che è più in chiesa, sua moglie dice che è più in carcere che in chiesa. Non so se ne spiego. Cioè, se io devo cercare il pastore, devo andare in carcere, non da sua moglie. E lui ha creato una chiesa, cioè è riuscito a convertire delle persone. Non c'è il pastore, scusami, questo non entrava. Perché non tutti i pastori entrano nel carcere, cioè non erano tutti che sono come Marco o come chi ci entra. È riuscito in un anno a convertire queste persone e adesso, quando è andato via, dopo vi dirò perché vi sto dicendo queste cose, e veniamo dopo il punto, ha lasciato a 2 pastori del posto, vedete il piano di Dio, cioè il piano di Dio, a certe volte lui... Cioè, me lo manda in carcere a Trapani. E io pensavo tra di me, ma Dio, Signore mio, cioè, ma lascialo lui, no? No? Ma il piano Dio vende avanti più di noi. Non state mai a spaventarvi quando non riuscite, che vi pare che siamo fini. Qui, forse, non so, una piastrella più là. Ma Dio, il piano di Dio è sempre perché lui vuole fare del bene a noi. Lo dice la Bibbia da qualche parte, che lui vuole le cose buone per noi. Lo ha mandato là e adesso per farla sono entrati 2 pastori che curano queste 15 anni. Vedete come si crea una chiesa?
un ex musulmano. È così, il Signore grande. Perché vi ho detto questo? Perché è un mese che un mese fa, quando mai era ancora di grazia, che due pensieri biblici mi martellavano nella testa. E io non riuscivo. Dicevo, Signore, ma perché mi martello con questi pensieri? Non riuscivo a collegarli. Allora, adesso noi leggiamo i tuoi pensieri, dopo voi mi ritenete dopo con cura, no? Che passiamo da uno all'altro. I pensieri sono due. I versetti sono due. Giovanni 8:32. Ci andiamo a vederlo assieme. Poi ci metteteci un segno. Ecco, già l'ha detto, ma chi è che la usa? Ah, è là, là. Grazie, sempre. Credo che era Beniamino, eri tu, ma pensa a te, mi avete spiegato. Conoscerete la verità e la verità vi farà libero. Mi diceva, sto pensiero qua. Invece di qua, Matteo 20:28. Riesci a leggere lì? Ah sì, ma hai ragione, scusa, sono proprio un bambino vecchio. No, grazie. Leggendo, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per tutti. Cioè, ma cosa c'entra quei due vicini? E ogni mattina, e quando anche lavoravo, andavo di qua, e il pastore che tirava fuori conoscete, sai che dopo tutti ti arrivano, no? A parlare di quello. E cosa è successo? È successo che Mike, questo prima, mi avrà scritto 50 lettere, no? Perché dopo io le leggevo alla comunità, perché lui è rimasto il nostro fratello anche stando a 2000 km, che è il nostro fratello. Ma è scritto una lettera in cui diceva questo. Allora, lui mi scrisse il 18 luglio, mi pare, la prima volta che l'hanno portato da Trapani a Palermo per fare la commissione. Una commissione che serve perché uno, il giudice, decide se mandarlo in affidamento, no? Allora lui è partito da Trapani col cellulare, che non è il telefono, il cellulare si chiama in italiano il furgone, non ho mai capito perché lo chiamo cellulare, per mettere dentro i carcerati che portano lì. Erano in quattro, no? Quando scese dal carcere, io so questa esperienza, la prima cosa è che tu vuoi dentro, vuoi vedere l'aria, no? Se senti chiuso, vuoi vedere. E questi poveri chiedevano al... che erano con lui, chiedevano al capoposto, aprimi le finestre, dicevano. E loro non gli volevano aprire le finestre, questi qui. E loro dicevano, ma fateci respirare un po' di libertà, solo mai che la seconda. E gli hanno detto, ma te perché non chiedi anche tu questo? Perché lui ha detto, io sono libero, perché il Signore mi ha liberato. Allora, la prima cosa ho detto, beh, finalmente c'è qualcuno, che ho capito perché mi ha dato il primo pensiero. Perché, diciamoci la verità, quando noi conosciamo la verità, e poi la verità chi è Gesù, no? La verità è Gesù. Quando diciamo conosci, conoscerete la verità, vuol dire conoscerete Gesù, punto. Quando noi l'abbiamo conosciuto, ci siamo ravveduti, no? L'abbiamo accettato questo nostro Salvatore e Signore, lui, come diceva prima il pastore, ci ha liberato il salario del peccato, ci ha liberato da questo, ci ha liberato dalla morte, no? Dal pungiglione della morte. Ci ha liberato dal giudizio, perché quando andremo noi col Signore davanti
Lui ci metterà in mezzo tra noi e il Padre. E lui, il Padre guarderà da noi attraverso di lui. Siamo in una botte di ferro. E perciò ci ha salvato dalla morte eterna. E ci ha evitato il giudizio su di noi. Però nella lettera che scriveva ancora mai, scriveva anche che quando sono arrivati poi nel bunker, perché erano sotto il tribunale, c'è un bunker dove tutti questi poveri 40 nell'oscuro aspettano di essere chiamati dal giudice per dire se gli danno la libertà o meno. Nel bunker lui è arrivato lì, seduto erano in 40, no? E li ha visti tristi. Cosa ha fatto? Si è alzato e è andato a parlare con ognuno di loro. Tra insomma, e parlava della gioia di Gesù. E il capoposto lo ha lasciato parlare, perché pensate che il capoposto era anche lui evangelico. E gli ha parlato di Gesù e loro quelli li ha consolati, no? Gli ha dato gioia, ci sono messi perfino a casa, anche i musulmani vedevano che in quest'uomo c'era qualcosa di diverso, no? E poi nella lettera prosegue anche un'altra cosa, che i soldi che noi gli mandavamo, lui non li teneva per lui, ma li divideva tra i derelitti che c'erano lì, non c'erano neanche il dentifricio, il sapone per lavarsi o per cambiarsi. E un'altra cosa, lui quando poi lavorava in cucina si nascondeva i biglietti del calendario nelle scarpe, no? E rischiando del suo, perché si beccano, li portava a quelli che sono in isolamento, non si può neanche parlare dell'acqua in Sicilia, in isolamento c'è mafia pura. E lui portava la parola di Dio, portava la parola di Dio con questi biglietti, quando gli portava da mangiare questa gente qua. Aveva lui l'amore del perduto, verso chi è perso. Allora ho capito cosa voleva dire il Signore con quei due versetti, col secondo versetto. Guardate, è una cosa fondamentale quello che noi abbiamo chiaramente, abbiamo cercato il Signore come Salvatore, il Signore che ci ha liberato dalla droga, ci ha liberato dai vizi, dal peccato. È importante, ma non è tutto. È un po' pesante, ma l'ha fatto capire a me il Signore questo. Non è tutto qui. Perché tante volte alcuni cristiani, e anch'io qualche volta, conoscono la verità, stanno bene loro, hanno questo entusiasmo del Signore che hanno dentro di loro. Si fermano a questo, loro hanno il loro benessere, ci abbiamo il nostro benessere materiale, morale, spirituale, e tutto finisce lì. Conoscono la verità in un modo incompleto, perché conoscere Gesù, che è la verità, bisogna... Voi che avete letto la Bibbia, sapete il verbo conoscere, che cosa vuol dire? Visto che anche cosa vuol dire il Bibbio? Si usa spesso nel matrimonio, no? Tra un uomo e una donna, quando si sposano, la conoscenza vuol dire che entrano in simbiosi, diventano una persona unica, diventano dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista materiale. Dal punto di vista spirituale diventa un connubio, così. Quindi
conoscere la verità vuol dire conoscere, essere con la verità è Gesù, e noi dobbiamo conoscere Gesù entrando in simbiosi con Lui così. Solo allora Lui ci libererà del tutto. Solo quando noi entreremo in connessione con Lui, Lui ci libererà di tutto. E sapete di cosa ci libererà, cosa mi libererà a me? Prima del mio io. La cosa che libererà la comunione con Cristo ci libera da noi stessi, dal nostro egoismo, dalle nostre ipocrisie, dal nostro perbenismo, dal nostro farsi vedere dal mio, dico, e farsi vedere solo la parte estetica. Spero di essermi spiegato bene. Quel versetto, il secondo, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di scatto di molti. L'ho capito con la lettera di Mai. Non si può conoscere Gesù se non si mette al servizio come era Lui, se non si agisce come Gesù, se non si ha il suo cuore, la sua condotta, la sua compassione. Se non riusciamo a portare, Franco diceva, ma tu non riesci a portare i pesi dei tuoi fratelli, ma tu che fratello sei? Che fratello sei? Se un fratello si trova in circostanze economiche non splendide e viene, e non è facile chiedere, sapete, ma non riesce a chiedere qualcosa, perché non so, ha perso il lavoro, disastri subiti, chi ha dei beni è tenuto ad aiutarlo. Cioè, leggiamo alcuni versetti della Bibbia su queste cose in maniera veloce, così me li inquadra. Matteo 5,42. Da a chi ti chiede, non aiutarti a dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Luca 6,38. Date e vi sarà data. Una buona misura pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata in seno. Perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato voi. Salmo 112, 5. Sarà felice un uomo che usa la misericordia, con il prestito che dirige i suoi affari con giustizia. Neemia 5,10. Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo prestato loro denaro e grazie. Vi prego, smettiamo di esigere di poter essere in questo mondo. Questo bene. Efesini 4,28. Rubava non vuole più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. E l'ultimo, prima Timoteo 6,18. Di fare del bene, di essere
cioè ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare. Fratelli, solo quando noi potremo essere chiamati liberi solamente quando noi saremo in comunione con Gesù e agiremo come Lui. Lo so, non è semplice. Dobbiamo metterci sempre delle mani sue. Dobbiamo pregare, dobbiamo eliminare il nostro io ho un io tanto, tanto grosso, cioè, personalmente. Un io che viene sempre fuori. Ma non posso essere libero completamente se non lo abbandono. Come faccio? Con Gesù, quando faccio queste cose qua, ha fatto e ne ha fatte tante, lui, pensate, si era spogliato completamente della sua divinità si era fatto uomo completamente, il Signore, Dio, il Re dei Re, l'Alfa e l'Omega, l'Eterno, si è spogliato, no? In un uomo, è nato in una stalla puzzolente, non è nato in una reggia, ed è venuto per salvare noi. E la sua vita, noi l'abbiamo, la leggiamo, perché quando leggiamo la vita di Gesù, i miracoli, che si è preso i pesi materiali, spirituali, no? E i pesi, tutti i pesi si prendeva delle persone che aveva vicino. Lui aveva abbandonato il suo io, lui era completamente nelle mani del Padre. Lo so, è dura. Ho preso una mazzata io, quando c'è una botta per me questa cosa, perché dico: Signore, ma come faccio io? Come faccio io con quell'egoismo che ho io? Il Figlio dell'uomo non è venuto per servire, ma per essere servito, ma per servire. Quindi il vero cristiano che conosce la verità è quello che è in comunione assoluta con Cristo e agisce come Lui. Perciò i due versetti si integrano alla perfezione. E dico adesso una cosa un po': come si distingue un figlio di Dio da uno che crede di essere un figlio di Dio? Come si distingue uno? Come si fa a distinguere? Il vero figlio di Dio è quello che ha e dà a chi ha bisogno, da beni materiali, da beni morali e spirituali. Mike, quando era, aveva conosciuto lui il Signore, quando diceva che era stato liberato, lui era libero, ma poi ha fatto il passo successivo, è andato a consolare gli altri morali, poteva starsene fermo lì, pregare, no? Lui era con il suo Signore, no? Lui è andato a consolare uno per uno le persone che erano in questo bunker, in questo scuro, puzzolente, sporco, mi ha scritto che era. E quando noi gli mandavamo questi 200 euro, poteva tenerseli per lui, no? Si dice che si fa la spesa in carcere, no? Ti danno una distinta e prendi. Lui la prima cosa che ha fatto, ha preso per quelli che non avevano zero, più di lui zero, e ha dato spazzolini, presenti, per dare una vita dignitosa a queste persone, dove la dignità ormai è cancellata. La generosità, quella che aveva Dio, che aveva Gesù, e che ha Dio chiaramente, ma Gesù, la sua generosità, quando ha trasformato i pani in pesci per la gente che era lì, poteva solo parlare, diceva la sua, no, si è preoccupato che c'erano 5.000 persone che non mangiavano.
e anche quando perciò compassione per il perduto, come dicevamo prima, quelli in isolamento sono i peggiori, sono i mafiosi, no? Sono quelli che non meriterebbero nulla. Mafiosi, hanno ammazzato chissà quante persone. Però un vero figlio di Dio porta anche loro i doni spirituali. Vuol far conoscere. Gesù voleva far conoscere la verità. Agiva! Agiva! Non solo la conosceva per se stesso, ma non solo, sì, è sufficiente, perché è logico, è sufficiente quando uno accetta il Signore come, come Salvatore, ma bisogna accettarlo come Signore, ma veramente bisogna accettarlo, non sulla carta, è quello che mi diceva a me, mi diceva questo versetto a me, ma tu che sei stato salvato, lo hai accettato come Signore, mi hai accettato come Signore, o è solo sulla carta, o è solo quello che tu leggi o gridi, tu agisci quello che ti dico io o fai quello che vuoi tu. Era un messaggio duro per me, duro, ma bisogna che lui sia così, bisogna che lui spacchi le cortine. Quello che crede di essere un figlio di Dio non fa, e tiene tutto per sé, e non divide quello che ha, che non vuol dire solo soldi, vuol dire anche consolazione, vuol dire la parola di Dio. Non possiamo non stare indifferenti alla migliaia di anime che si perdono, perdute per sempre, perché io sono a posto. Grazie a Dio io sono a posto, però se non mi preoccupo delle altre anime, che figlio di Dio io sono? Che figlio di Dio io sono? È questo che mi ha detto il Signore. Ecco perché martellava sotto quei due versetti. Va bene il primo, d'accordo, la sua grazia e il suo sangue mi ha salvato, mi ha tolto dal carcere, mi ha tolto, è la morte sicura, è la morte eterna, era. È venuto e mi ha preso con la mano così tramite il pastore Malcolm, e mi ha preso con la mano così e mi ha detto: vuoi avere la vita eterna tu? Vuoi? Attaccati questa mano qua. E io mi sono attaccato con tutte le mie forze, stavo affogando, ero fin qui, la mano era così, l'ho preso. È logico che la grazia di Dio è tutto, perché ci ha liberato da tutto, però che Dio mi perdoni, se noi non agiamo come agisce Gesù non è più sufficiente, me lo ha detto a me, Franco, non è sufficiente, tu non puoi dedicare mezze ore al Signore e dopo tu metti a posto la coscienza, Franco, sì, vai a trovare quel Signore lì, dai una mano quel Signore lì e dopo si prendono i tuoi problemi. Io ti ho liberato, dice, tu adesso vuoi tenere in prigione quegli altri? Vuoi tenere in prigione quegli altri? È un'esortazione molto dura, è vero. Però io non vorrei capitare in quello che dice Matteo 25, 31, 47. E sono quasi alla fine. Non voglio capitare in questo. Non vogliamo capitare in questo.
Ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, si siederà trono glorioso e tutte le genti saranno unite davanti a lui. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora eredità quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e venniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re risponde a loro: in verità ti dico che quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. Vorrei essere io, perché dopo dice anche: allora dirà che a quelli della sua sinistra, andate via nel fuoco eterno preparato dal diavolo e dai suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste. Signore, quando ti abbiamo visto per fame o sete o straniero o nudo o ammalato o in prigione non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto nulla a me. Padre, abbi pietà di me, Padre, abbi pietà di noi, Padre, apri i nostri cuori, Padre, ti prego. Padre, fai capire, come hai fatto capire a me, Padre, che dobbiamo agire come il tuo figlio. Noi dobbiamo essere la coppia conforme. Voi sapete, la coppia conforme. La coppia conforme è quando si fa una coppia, però dopo c'è la sigla sopra del nostro Signore, la sigla. Noi vogliamo essere una coppia conforme al Signore, non una coppia fasulla senza il timbro. E voglio io vorrò quando andrò davanti a lui, vuoi che mi dica: Franco, io ti conosco. Amen. Alziamoci in piedi. Vorrei che chiudiamo i nostri occhi perché vogliamo pregare il nostro Signore. È il momento della fine del nostro incontro. Io non so se la prossima settimana ci vediamo di nuovo. Succedono tanti incidenti, sono tanti che se ne vanno prima dell'età giusta. Stiamo davanti al Signore, con gli occhi chiusi, così ragioniamo meglio, così andiamo con il pensiero sopra questo tetto. Io ti faccio una domanda: se qualcuno ti chiede chi è il Signore Gesù, tu adesso risponditi e ti dirò se hai fatto la risposta giusta o se hai fatto la risposta incompleta o la risposta completa. Ti chiedo di nuovo: chi è il Signore Gesù? E tu rispondi: per te.
se hai detto è il figlio di Dio, ti dico stasera che non basta. Anche il diavolo sa che il Signore è figlio di Dio. Non basta. Sei disposto? È il mio Signore. Sì, è figlio di Dio, ma è il mio Signore. Questa è la risposta giusta. Però attenzione, il mio Signore vuol dire che Lui regna nella tua vita, regna nel tuo cuore. Vuol dire che le priorità nella tua vita sono cambiate. Dio è un Dio di tutte le persone, è un Gesù di tutte le persone, indifferentemente di colore, di religione. È un Signore che è morto per tutte le persone, si è sacrificato per tutti. Cosa dici? Chi è il Signore per te? Cosa sei? Evangelico, ortodosso, cattolico, non importa. Io credo nel Signore e Lui, credo come figlio di Dio e Lui è il mio Signore, Lui regna nella mia vita. Adesso ti faccio questa domanda: le priorità nella tua vita come sono? Sono le priorità del tuo Signore? Abbracciamo il nostro Signore stasera, Lui è qui con noi, pieno di amore, ti dice ancora una volta, ennesima volta, ti dice ti amo e ti voglio cambiato, voglio che tu vivi per me, sempre. Questo non vuol dire che non avrai dei peccati, delle cadute, dei momenti difficili nella vita, no, ma Lui vuole che tu cominci una nuova vita, voglio vivere per te, Signore. Perché tu sei il mio re, tu sei il mio Signore, tu devi regnare nella mia vita. Andiamo davanti a Lui con la nostra preghiera semplice, con le nostre parole. Devi sapere che Lui ti sente, udisce la tua preghiera con il tuo cuore, con la tua anima. Andiamo davanti a Lui, guardando un po' la nostra vita, e ognuno di noi deve dire, Signore, deve dire, Signore, Gesù, Gesù, caro Gesù, ti voglio come Signore nella mia vita. Voglio cambiare la mia vita. Voglio camminare con te ogni giorno, nella gioia, Signore, nella gioia tua, pieno di pace. Questo la devi dire, aiutami, Signore. Voglio beccare la tua mano, voglio tenere forte della tua mano. Aiutami, Signore, io voglio camminare ogni giorno con te. Adesso nel silenzio, con il nostro cuore, parliamo con il Signore Gesù che sta accanto a te. Impossibile, può stare davanti a solo una persona. No, è onnipotente, è presente dappertutto. Può stare accanto a tutti e a sentire tutti. Dammi la mano, Signore, dille, Signore, voglio camminare con te, pieno di pace, pieno di tranquillità, non ho paura della giornata di domani, non mi interessa niente, saprò conforme la tua parola che avrò da mangiare e da vestire, questa è la priorità del Signore, vuoi che il Signore regna nella tua vita, questa è una delle priorità del Signore, non avere paura del giorno di domani, Lui è il tuo Signore, tieni il suo mano. Alleluia. 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 Alleluia, Signore. Alleluia, 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 ti
sta ascoltando, Signore. Signore, io non voglio più vivere schiavo della paura ogni giorno, schiavo dei soldi ogni giorno, schiavo dell'egoismo ogni giorno. No, voglio essere libero. Ti sta sentendo, Signore? Questa è la tua testimonianza. Parla con lui, parla con lui. Ci hai parlato, Signore, del compito che ci hai dato a ognuno di noi. Grazie, Gesù, grazie, alleluia. Una volta, Gesù, hai detto che come il Padre ha mandato te nel mondo a fare la sua volontà, così tu mandi ognuno di noi, Signore. Oh, tante volte, Signore, dimentichiamo il nostro compito che abbiamo da fare sulla terra. Perdonaci, Signore, perdona la tua Chiesa, Signore. Perdonaci, Signore Gesù. Nel nome di Gesù. E aiutaci, Signore, che stasera, Signore, sia una sera diversa, sia una sera in quale noi prendiamo delle decisioni nuove, Signore, per servire te, per fare la tua volontà, Signore. Aiutaci ad andare due a due, Signore, aiutaci a lavorare nell'unità, Signore, perché tante anime aspettano, Signore, la manifestazione dei figli di Dio. Oh, Signore, aiutaci ad andare nel buio, Signore, o a tirare le anime che stanno aspettando noi, Signore. Oh, grazie, Padre. Grazie nel nome di Gesù per questa sera, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché dalla mattina, Signore, è stato un giorno in quale Tu hai parlato ai nostri cuori. Hai parlato in un modo speciale, Signore. Oh, Signore, vogliamo fare la Tua volontà, Signore. Ti ringraziamo per tutto, nel nome di Gesù. Amen. Amen, accomodiamoci. Andello Franco, grazie.